Stavo a parlare di te. Ci stavo a raccontare una bella storia. Spero che stavi parlando bene. No. Non stai parlando bene. A me non mi sembra però che te temi tanto. E la box, diciamo che è stata la mia luce di speranza. Mi ha illuminato il cammino giusto. Scusa, io devo fare questa domanda, sennò hai precedenti penali? Sì, un bel po'. E mi stavano mettendo in comunità per spaccio. A 11 anni spaccio? Sì, perché mia mamma e mio padre erano senza soldi, non lavoravano. E io, non ragionando, ho voluto aiutarli. Tutto interessante, fermatevi se volete. Prima si vedeva un vecchietto che cadeva a terra, tu andavi la prima cosa che fanno con i telefonini. Ma il fatto i tatuaggi in faccia vi penalizza questo nella vita? Sì, tantissimo. Ok, va bene, loro però ce l'hanno l'amore, io non l'ho mai avuto l'amore dei miei genitori. Solo che non mi permetterei mai di dire una cosa del genere, perché ci rimango io male. Dentro il mio inferno c'è il mio paradiso. Mangio uramaki, bevo una pinta. Sento gli infami, mi stringo la cinta. La voglia di fare mi sveglia al mattino. Competizione a Roma, abbiamo vinto il titolo italiano. Sono tornato a casa finalmente dopo 3 anni. E comunque la mia infanzia l'ho vivuta in comunità io. Non sono stato a casa. Siamo cresciuti da soli, non abbiamo chiesto menite a nessuno. Fanculo a chi non ci ha creduto e mo si fa vivo, ora siamo i numeri uno. Quindi dall'età di 3 anni sono stato in comunità fino a 6-7 anni. Poi sono andato in una famiglia in affido, qua a Rozzano. Wesh, wesh, fac la divisa, lo sbirro che abusa contro lo straniero. Rozzano l'abbaglio, sto sempre nel blocco 20-089, qua si fa fatica a arrivar fine mese. Case popolari date dall'ALE. Voglio più soldi, non badare a spese. Dare a mamma tutto quello che vuole. All'inizio io lavoravo la mattina, la sera, facevo sicurezza, lavoravo in ristorante, ho lavato i piatti, ho fatto di tutto. In più mi allenavo 2-3 volte al giorno, quindi... Kevin, ho 16 anni. Mio padre è stato in galera per tanto tempo. E io l'infanzia l'ho passata senza di lui. Io non so molto di lui. No, già 13 anni stavo già imbottito di psicofarmaci e mi facevano anche le punture. Tanti vari clan. Uno per il fratellino, eh? Come si chiama il fratellino? Uno è Tommaso. Giovanni. Giovanni e Tommaso. Sì. Se uno mi muore davanti, non è la prima volta. Cari amici di Scuola di Botte, oggi siamo venuti a Milano, in particolare a Rozzano. Siamo qua con Jenny e siamo venuti all'area 51 perché, oltre a vedere il quartiere, le difficoltà del quartiere, vediamo anche una realtà che aiuta il quartiere. Chi dice di no è impossibile. Ma infatti perché, non li faccio entrare nel cuore dell'area 51. Perché esatto, perché giustamente c'è la gente in fila che ha bisogno d'aiuto e che voi aiutate con i vostri mezzi. Sì, con i nostri mezzi. Oh. E con tanti, a noi ci aiutano tanti privati e qualche azienda piccola. Vi faremo vedere Rozzano, l'area 51. Se vi interessa, se volete dare anche un contributo, rimanete. Se no, cari amici, fate una bella cosa: venite qua, andate al chiosco. Andate. Le chiappe. Ma vabbè, andare a fanculo oggi è un complimento. Certo. Pure mio figlio mi manda a fanculo. Per forza. No, loro possono venire qua, c'è un bel benzinaio. Mettono 10 euro, prendono una bella pompa di benzina e si fanno il piano tra le chiappe. Perciò noi qui entriamo, questa è l'entrata di Area 51. Sì. E dove ti faccio vedere mo il cuore proprio, sarebbe il nostro ufficio, che là ci ho vissuto per 2 anni, ci ho dormito. La base operativa. Proprio la base operativa, prima era la mia base, proprio la mia casetta. Ciao.
Buongiorno. Salve, salve. Sono tutti ragazzi volontari e ragazzi che stanno in affidamento, come sta la prova? Perché tu c'hai persone in affidamento, sì, che tiri fuori da situazioni difficili. Sì, sì, allora carcere. Gli faccio le messe alla prova per non farli entrare nel carcere, per dargli una possibilità loro. Vengono qua, nonostante passano la giornata. E non vengono a giocare. No, no, a giocare, vanno a qua. Quello, Vada qua. No, però scusa, cioè, adesso uno viene qua per la prima volta. Vedo tutta questa fila di persone, ma queste sono tutte persone che hanno bisogno di mangiare. Tutto, allora, sono tutte persone che ne hanno bisogno, già chi ha perso il lavoro, chi non ce la fa più, perché ovviamente per riprendersi col lavoro è difficile. Ma pure se già stanno iniziando a lavorare. Perché ci sono pure persone che vengono dalle aziende, che lavorano nelle aziende, lavorano artigianali, vengono qua a prendere il pacco perché ovviamente hanno spese arretrate. Tutte le spese che loro hanno fermate, bloccate, ma adesso le stanno riprendendo. Certo. E non ce la fanno a soddisfare con il cibo, i figli, da mangiare. E infatti noi ci diamo una boccata d'aria perché noi pensiamo non andare a dormire con la pancia vuota. La pancia dovrebbe dormire con la pancia piena. Certo. E su questo a noi ci... Poi vedere la gente in faccia che sono felici, che tutti i giorni hanno qualcosa. Cose di fresco, insalate, pomodori, pasti, ci diamo tutto quello che ci danno a noi durante il giorno, noi la diamo. Poi abbiamo il magazzino qua che sarebbe quello più bisognoso, che veramente hanno bisogno. Questo è il magazzino, il cuore praticamente. Sarebbe il cuore dell'area 51. Sarebbe proprio il cuore, mo ti spiego perché il cuore. Su ogni cosa ci deve stare un cuore, se non c'è il cuore fai le cose così. Certo. È come se tu fai le cose così, svuoti e poi non c'hai mai niente. Io penso se questo qua si svuota è come quando non c'hai più il cuore. È l'ultimo stadio. Bravo, è l'ultimo stadio. Vedendo questo ti fa venire voglia di combattere e recuperare sempre più cibo. Perché c'hai tutto, vedi? Non è che c'è roba, sai, che ti arriva tutti i giorni fresca, che la devi fare giorno per giorno, perché il fresco non è che riesci a tenerlo tanto. Il secco riesci a tenerlo, il secco sarebbe la sopravvivenza. Diciamo, qui è un caso emergenza, tu arrivi caso qua, emergenza, arrivo qua per pasta, pomodoro, sì, se legumi. Uno non c'ha l'olio, ci do l'olio, però non, all'inizio lo dava a tutti. Che è successo? Che non veniva solo il figlio, veniva il padre, la sorella, la mamma. Certo. C'è sempre chi ne approfitta su queste cose. E poi piano piano tu facendo la cavetta inizi a capire come deve funzionare, perché le cose belle le vogliono tu. Va bene sì che a volte, come devo dire, nell'emergenza, però devi capire pure a chi dare l'emergenza, perché tu a volte io lo davo a chi non aveva bisogno, a chi aveva bisogno me lo chiedevo, non ce l'avevo. E da qua ho capito a guardare in faccia la persona che si capisce. Io a volte apro qua, voglio prendere un pacco di pasta, lo voglio donare, e me ne accorgo dalla faccia della persona, come appena apro qua la prima parola che mi dicono: ma scusi, c'hai i biscotti, l'hanno visto? Me li dai? Brava, hai visto, me li dai? Hai capito? Se uno invece non dice niente, io prendo il pacco di pasta, glielo do, lui ti dice grazie, vuol dire ha bisogno. Perché chi ha bisogno non chiede. Non te lo chiede. Non te lo chiede. O comunque non si mette a fare la selezione di biscotti. No. Cioè ogni, lui quello che gli ogni dai ogni cosa bene. Che gli dai è felice. E là capisci che lui ha veramente bisogno. Una cosa di pesto, una cosa. E poi sono uno che glielo dice, glielo spiego. E infatti dopo verifica che è così, non aveva bisogno. Lo chiedono perché non lo so, l'ingordizia a volte. Qualsiasi cosa vedi, dici, ma quello è pasta, quello è olio. Pure per avere più a casa. Invece poi ci sono persone come le vedi tu in fila. Qualsiasi cosa dai, grazie. Quella è proprio gente che c'ha bisogno. È gente che ha bisogno. Così tanta gente. Tanta gente, ma noi tutti i giorni così, non abbiamo mai smesso un giorno, pure domani ci siamo ancora. Perché a noi ci vuole fare sempre, tutti i giorni tutti stare i qua. Giorni. Pranzo e cena. Ormai no? La mia vita è dedicata qua, mangiamo pure qua. Ma pranzo e cena? Pranzo e cena, siamo sempre qua. Da esterno vedo, vengo qui, una persona tatuata in faccia. Sì. L'abito non fa il monaco. Allora, qual è la tua storia? E mo ti spiego la mia storia qual è. Allora, io sono come un padre che devo portare a mangiare. A casa, quando ti ritiri a casa i tuoi figli ti dicono: papà, c'ho fame. Ma sì, che è capitato tante volte a me che c'avevo le mie figlie che erano piccole, che non è che tutti i giorni riesci a portare in mangiare, perché io mi arrangiavo in mezzo alla strada, o spacciavo, rubavo, qualsiasi cosa potevo portare, portavo a casa. E capitano una notte che tu non riuscivo a fare niente. Ero frustrato, dice, ma io che vita faccio? A volte rubo, all'epoca c'era la lira, faccio 2 milioni, 3 milioni, sì, faccio festa per una settimana e poi dopo 15 giorni non c'avevo niente da dare da mangiare ai tuoi figli. Ero sempre incazzato su questo. Sono caduto pure nella droga, ho avuto il problema nella droga. La maggior parte dovevo soddisfare prima me e la famiglia, perché ovviamente lo sai, chi cade nella droga
a problemi di astinenza, che spippavo, perché da spacciatore sono diventato pure consumatore. Beh, lo zio lo conosco da 20 anni. Aspetta. E con lui sono da 8 praticamente, da quando è iniziata l'associazione. E bene o male so più o meno come organizza lui e organizza i ragazzi. C'è la cella frigorifera per tutte le cose che avanzano. Sì, esatto. Però il sabato viene tanta gente perché c'è di mezzo la domenica. Certo. Che magari può capitare che alcune domeniche non apriamo e allora il sabato li accontentiamo un po' di più, quello è. Chi ha bisogno noi diamo, non chiediamo niente. Cioè, che sarebbe veramente la logica dell'assistenza, che invece a sì. volte diventa ancora più, no? Sì, perché sarebbe complicato. Esatto. Perché comunque aiutiamo tutti nella stessa maniera. Comunque ormai abbiamo, diciamo, memoria visiva e sappiamo chi magari ha qualche figlio in più, chi ha un po' più di bisogno, allora magari anziché darne un pezzo gliene diamo due e cerchiamo di aiutarli per far mangiare tutta la famiglia, quello è. Devo fare i soldi sì per me e sì per portare a casa. E sai, a volte poi mancavi a mangiare, i tuoi figli ti sentivi in colpa che tu 20.000 lire le avevi spese per te, non potevi portare niente, e mi sentivi in colpa, sai? E tutte queste colpe qua me le sono portate dietro. E fin quando un giorno mi hanno arrestato, sono andato a finire a Poggio Reale, mi sono fatto 3 anni. Tutti facevano i colloqui, io non facevo i colloqui perché i miei figli erano piccoli e poi mi stavo lasciando con la mia compagna e non me li portavo manco a colloquio e là iniziavo a soffrire sempre di più, stavo sempre più male fin quando un giorno mi sono messo, sai, le finestre a bocca di lupo a Poggio Reale, sono delle finestre, partono così e poi finiscono così, che per guardare fuori ce ne vuole. Vedi proprio stretto, sì, stretto, stretto. E un giorno ero vicino a sta finestra che tu ti puoi pure sdraiare, tutti erano a colloquio e pioveva. Il mese di novembre, quasi dicembre, ero vicino alla finestra, non mi vergogno, piangevo, dicevo, ma com'è, io non faccio manco colloqui, mi mancavano i miei figli, erano piccoli, cosa fanno, cosa non fanno, perché tu poi non sai niente della libertà, cosa succede. E tutti i miei amici che si preparavano, chi portava i pacchi, c'è una cosa, i lenzuola pulite, calzini puliti, mutande pulite, e io invece mi dovevo arrangiare quello che mi davano i miei amici della sezione, della stanza, eravamo i 12 di noi nel camerone. Io sono l'unica qua, perché dai, vabbè, Natalia è lei in ufficio così. Ci sono giorni che ne ho 14-15 in affidamento da gestire. Io mi diverto perché sono l'unica donna, allora li comando. Ma sei professionale? C'è la frigorifera. Ma mi diceva il ragazzo che il figlio di... Di Gennaro, Kevin. Kevin. Sì. Che addirittura anche Primark va donato i vestiti. Sì, Primark, tanto. Bravo, bravo, sì. È importante. Anche tante persone comunque. Sì, ho capito, persone sì, però per sì. dire tutta sta roba qua. E lo zio fa sempre la scorta perché magari c'è qualcosa che è in scadenza un po' più lunga, perché ci sono magari periodi che le aziende o sono chiuse per ferie o robe del genere, ci dà meno. Uh-huh. Allora lo zio si fa la scorta, il magazzino l'avete visto? Sì. Ma perché il zio lo conoscono in tanti coi social e tutto. Esatto, e questo è molto importante. E sanno che lui fa veramente tanto del bene. Sì, a noi anche ogni tanto ci dona Roberto il Baffo. Okay, il Baffo Store, sì, allora. Sì, lui anche. Lui ogni tanto ci dona anche lui delle cose, sempre generi alimentari, tipo sottaceti, l'acqua, ci ha dato 4 bancali d'acqua, che tante cose servono anche a noi, per dire, abbiamo il nostro frigo, l'acqua, queste cose qua. Tu fai un altro lavoro, cioè tu fai un lavoro? No, io sono a casa perché ho dei grossi problemi di salute. Okay. Allora sono ferma da un paio d'anni e a casa mi annoio, allora vengo a aiutare. Ti piace questo tempo? Sì, sì. Bravo. Però anche quando lavoro, se faccio la mattina, pomeriggio vengo, se faccio pomeriggio vengo la mattina. Ok. Sì, sì. Il mio compagno mi odia perché ogni volta mi deve portare e mi deve riprendere. Ah, però magari c'hai sto sorriso perché invece che frustrata sei una persona. No, felice. Sì, sì, no, no, io sì. Esatto. Ogni tanto li abbandono qualche giorno perché magari devo fare le terapie così e sono caputa a letto. Però li videochiamo, queste cose qua. Grazie. No? Sì, sì, siamo un bel gruppo. Dammi l'accento. Ah, ma mi andare a toccare? Ma dici? Requisiscilo. No, 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 no. Hai fatto uno scemo. No, sono povero, sono povero. Non c'è, senti, senti come puzza di povero. Senti, no, come un povero, non senti come puzza sì, di povero. Ma è un dente d'oro. Senti me, senti me. Dente d'oro. Senti me. Allora, di qua che puzza di povero. Non dica che puzza di coglione.
pozza di vernice. Ma quello si vede, non c'è giusto. Grazie. Almeno qualcuno che me lo dice invece che parlare alle spalle. Luciano è rimasta come 40 anni fa, nei case popolari come 40 anni fa, e così ti rivivi qua, che sembra di essere al sud, e invece siamo al nord. Scampia c'ha la nomea, c'ha i, come hai detto te, c'ha le fiction, le cose. Ma qua non ci sono clan, qua sono tutti ragazzi liberi. Perché Scampia ormai, da come sono cresciuto io, ci sono i clan, tanti vari clan. Viene e inizia a menare. Una volta menato prende l'ombrello, mi spacca l'ombrello addosso letteralmente e arrivata mia mamma trova il muro pieno di sangue perché mi aveva massacrato letteralmente di mazzate. Ma non lo vedi più lui quindi? Non lo vedo più da quando sono nati i miei fratelli, cioè nel 2014. Siamo in sapevolta. Lui assai, tra l'altro. Ha minacciato la mia famiglia perché lui non fa parte della mia famiglia ormai. Cioè ormai è un'altra persona lui. Cioè siamo sconosciuti. Se io mo lo vado a rivedere non lo definisco più neanche una persona. Ha minacciato me, cioè mia mamma. Ha minacciato mia mamma dicendogli che se non andavo da lui prendeva e mi massacrava di cioè ammazzava tutti. A me, mia mamma, i miei fratelli, tutti. E io quindi ho cercato di contattarlo. Erano sposati ma hanno... gli è arrivato anche il foglio dal tribunale dopo 4 anni. Che ha fatto la domanda per il divorzio. È arrivato dopo 4 anni questo divorzio, finalmente. Cioè quindi fino a che non arrivava il divorzio erano ancora sposati? Fino a 4 mesi fa erano sposati. Cioè io mi prendevo tanto male quando sentivo in giro. Io quando ero a scuola chiedevano a tuo papà, fai venire tuo papà qua. Sì, tipo a scuola. C'ho mal di pancia, posso tornare a casa? Fai venire tuo papà. Io una volta. Forse se lo ricorda pure lui, ho picchiato una maestra a scuola perché mi fa porta tuo padre. E io ho detto io non ce l'ho il padre, allora cazzi tuoi mi fa. Io ho preso, sono andato lì, io ho tirato giù la sedia. No, non era lì, ero più piccolo, sì. Ero in seconda elementare. Io ho tirato giù la sedia addosso. Però comunque situazioni di questo genere sono successe. Cioè io ho tirato la sedia addosso a questa maestra, stavamo scendendo, stavamo andando via. La faccio cadere dalle scale. L'ho fatta cadere dentro l'ospedale lei. Volevo attenzione, no? Certo. Ma mia mamma cosa mi fa? Mi fa che i miei fratelli hanno più attenzione, hanno più cose di me. Però siccome io volevo dire anche, ok va bene, loro però ce l'hanno l'amore, io non l'ho mai avuto l'amore dei miei genitori. Solo che non mi permetterei mai a dire una cosa del genere. Perché ci rimango io male. E l'unico amore che vuoi a questa età è solo quello di tua madre. Io ci sono rimasto male per sai perché? Perché ha detto, se gli dico questo, poi ci rimane lei male. E quindi ho detto, no, io lo dico che è meglio, perché non voglio vederla soffrire. Cioè, non mi piace vederla soffrire, a mia mamma. Che è successo? Mi metto sulla finestra, pioveva, ma io faccio, ma se mi butti fuori, te lo giuro, non faccio più niente, ma te lo giuro, porterò la tua croce, però ti dirò pure la verità, porterò la tua croce, non è che sarò un chirichetto, sarò un santo. Se devo tirare qualche schiaffo lo tiro, te lo dico prima, se mi vuoi. Se iniziamo però a credere. Con ragione a me stesso. Sei molto credente. Tu. Sì, sei stato sempre credente da bambino. E io ragionavo con me stesso, facevo, se tu mi fai uscire, io però ti dico la verità. Non sarò come te mi faccio mettere in croce, io sarò pure quello che metterà nella croce, eh. Perciò pensaci bene. Sai, sembrava che stavo uscendo pazzo, perché tu stando chiuso in 4 mura. Non fai colloquio, non niente, non hai contatto con le persone che vengono dalla libertà e ti spiegano come va fuori, come non va. A me lo spiegavano i miei amici quello che dicevano, però non te lo spiegavano tutto. Dove stavo io? Si vedeva il centro direzionale. Da dietro la torre del centro direzionale vedo uscire un raggio di sole. Vedo uscire questo raggio di sole. Ma cioè, vabbè, sai, proprio mi abbaiava. E pioveva ancora. Perciò tu hai visto sto raggio dentro la pioggia. Sai, niente, però sì. Ero. Vabbè, no, mi sono sentito felice, mi sono sentito contento, te lo giuro, mi sono sentito che mi è passato tutto. Dopo un po', dopo 3 giorni, spero sia liberante, esco. Come appena esco io da carcere, cosa faccio? Vado subito a casa, vado dai miei figli, li abbraccio. È stata improvvisa, sta liberazione. All'improvviso, non me l'aspettavo. Vado a casa, abbraccio i miei figli, li vedo, tutto. E io avevo il desiderio di andarmene da Napoli, a dire voglio cambiare proprio vita, voglio cambiare proprio tutto. Ciao. Ciao. Come ti chiami? Ma perché non Tommaso, ti metti la sedia? Bacio. Salone. Grande. Io, Evelina. Tu.
Vieni che ti do due, le ultime, due o tre patate, ne vuoi? Tammy, dove vai? Per te e per tuo fratello però. Uno per il fratellino, eh? Come si chiama il fratellino? Uno è Tommaso, Giovanni. Giovanni e Tommaso? Sì. Ciao amore. Ciao, grazie. Grazie. Ciao. Ciao. Da là è cambiata la mia vita. Sì, poi quando sono venuto qua ho iniziato un'altra volta. Ma scusa, una domanda, quanto sei stato in carcere? In tutto una ventina. Vent'anni, raga. Ancora dopo vent'anni, là erano dopo 12 anni. 12 anni. Perché poi dopo mi sono fatta altre carcerazioni di 2 anni, 1 anno e 8. Sarebbero tutte cose che mi arrivavano da Scampia quando io spacciavo. Ah, le erano le cose precedenti. No, spacciavano nelle vene e mi arrestavano. Ma detto tu venivi, che poi non è che ti arrestano subito, ti cacciano a piede libero, che poi con il tempo ti arriva la mazzata. Questi sistemi, purtroppo la legge è strana, perché tu, io penso che il reato è meglio che te lo paghi subito, che sei giovane, perché poi dopo, che ti arriva dopo 10 anni che tu stai lavorando, ti sei reinserito, c'hai i figli, ti arrivano 2 anni e hai perso tutto. Questa cosa infatti l'ho sentita un sacco di volte, più è successa in giro per i quartieri. Ma infatti cerco di non farlo passare con tutti i ragazzi, perciò mi sono abbracciato alla croce. Cioè tu, sapendo sta cosa, sì, togli i ragazzi perché so, io allora, vivendo sulla mia pelle, stando in carcere, ho capito cosa manca a un ragazzo quando entra in carcere e quando esce dal carcere. Prima deve mantenere la sua famiglia, perché se non vanno a casa non c'hanno niente da mangiare, fanno i danni. Poi i ragazzi devono essere inseriti. Poi ci sono ragazzi che io li salvo prima di entrare in carcere, perché prima ti davano 30 giorni di tempo, se in quei 30 giorni non presenti un affidamento al lavoro ti chiudono. E io ho capito che pure questo funziona. Io prendo i ragazzi prima che vanno in carcere. Ed un anno e mezzo, invece di farsene in carcere, se lo fanno qua dentro, in libertà. Uno che fa le leggi dovrebbe in Italia dire: senti, te che c'hai questa esperienza e che oggi sei una persona redenta, mi diresti quali potrebbero essere quelle cose che vanno ad aggiustare la vita di un ragazzo, di un detenuto, di uno? Dare un inserimento sociale ai ragazzi. Ma un inserimento sociale, darlo prima di una condanna. Perché cioè, prima di condannarti, ti do questa possibilità, io ti mando qua, perché lo Stato, se vuole finanziare i soldi per i detenuti, ci sono, e solo che non li sanno prendere, perché sai quanti soldi vengono stanziati per i detenuti? Tantissimi, lo dicevo pure a Bonanni di Pannella, perché non sanno prenderli, perché l'Europa manda tanti soldi per i detenuti, ma loro non sanno prenderli per utilizzarli, oppure a meno che li usino per altre cose. Perché pure nei carceri ci sono educatori, ci sono tante assistenti sociali, a investire un po' più sugli educatori, quelli che vengono in carcere, che sarebbero i volontari che vengono in carcere, certo, certo. Quello che ti fa fare, aprire dei piccoli laboratori, perché poi nel carcere ci sono tante stanze vuote, che l'ho visto, perché ho fatto pure il lavorante. Quelle stanze là, utilizzarle a fare un laboratorio di falegname, un laboratorio di scritto, un laboratorio di computer, un laboratorio di confezionamento, che tu li tieni impegnati, è tipo come fosse una borsa lavoro. Che se tu ti comporti bene, la mattina ti do un orario, alle 7 ti devi svegliare, tu alle 7 ti devi far trovare già fuori dalla branda. Sei già abituato, già pronto, lavoro, sei pure abituato, sei pure affidabile. E là capisci pure la volontà se uno lo vuole fare, perché quando stai comodo, che tu c'hai il letto, c'hai da mangiare, ti piace stare steso a vedere la televisione. E tu là devi capire se uno vuole stare steso, perché tu lo capirai pure quando esci a fare le stesse cose. Da là vedrai la volontà. E poi io dico a tanti ragazzi che vengono arrestati per stronzate, chi per una canna di fumo, chi perché si è rubato una bistecca, conosco tanti ragazzi che hanno rubato nei supermercati per mangiare, sono arrivati a 4-5 anni di carcere. Ammazza, per mangiare, come taccheggio, è 1, 2, 3, hanno accumulato e ci fanno fare 3-4-5 anni di carcere, che io penso che è un'ingiustizia. Per mangiare, arrestare, voglio capire se uno si prende un telefonino, a che ti serve il telefonino? Dici vabbè lo vendo, poi compro da mangiare. No, non è giusto, sarebbe. Però se uno si va a rubare la spesa, a farsi 2-3 anni di carcere, è assurdo. In Pavone ci sono tante leggi che non funzionano bene, mo specialmente adesso. Io tutti i ragazzi che sto prendendo io penso che sto facendo un favore pure a loro. Perché ovviamente sto togliendo tutte queste cose qua, perché o se no, perciò i carceri sopraffollamento. Tu metti a uno con 7 mesi, a uno con 8 certo. mesi, a uno con 1 anno e 2 che dopo 10 anni ci è arrivato il definitivo. Ma scusa, che senso ha? Dopo 10 anni arrivare un definitivo, dopo 8 anni un definitivo, che quello sta lavorando, non fa più niente. Guarda pure se questo ha fatto più reati in 8 anni, se questo non ha fatto più reati.
Perché me lo chiudi? Se lui in 8 anni ha fatto altri reati. Che poi lui ricomincia a farli dopo. Eh no, è normale, quello là dopo perde la speranza, dice mi sono inserito, mi sono fatto una famiglia, un mio figlio di 2, 3, 4 anni, mo vado a finire in carcere, 8, 9 mesi, perdo pure il lavoro, ma come faccio? Ma il fatto dei tatuaggi in faccia vi penalizza questo nella vita? Sì, sì, tantissimo. Cioè la gente quando vi vede per strada col tatuaggio in assolutamente faccia. Assolutamente sì. Guarda, Milano. Io arrivo da una scuola finita alberghiero, quindi. E allora perché farseli? Perché comunque piacciono, non puoi vivere in base a quello che può pensare la gente di te, capito? Quindi tu l'hai fatti per un tuo piacere personale. Sì, e spero in un futuro migliore, dove un domani la gente non mi guarda perché un tatuaggio. Sono tanto tutti bigotti come sono adesso. Diciamo che i tempi cambiano, quello è poco speriamo ma sicuro. Di sì. Quindi pure te sono molto, molto sdoganato, okay, so che pian piano. Un po' mi marchio, però sti cazzi mi io la penso così. A me piace, io faccio quello che mi piace, cazzo di quello che mi dicono gli altri. No. Anche perché io faccio quello che piace a me per me. Cioè non è che poi se la gente mi vede tatuato, cosa mi cambia? Certo. Cioè giudicano al momento ma poi non li vedo più, non mi interessa. Ma è che mi vuole bene la mia famiglia, e i miei cari, i miei amici, sono contento così. Certo. Mi accettano così. Non hai paura per esempio che sto fatto di tatuaggi in faccia viene associato alla criminalità, all'essere stato in carcere? Sì, ormai si basa su questo. Ecco qua il mio, immagino, il mio numero di matricola. Ah, te lo sei tatuato? Come dimenticarlo? E poi certo. Ma tu c'hai precedenti? Sì, troppo sì. Da poco, devo scontare 2 anni e 8, devo andare a fare lavori qua sociali dallo zio Gennaro. Meno male. A settembre inizio. Il progetto del grande cosa. A settembre inizio proprio. E ci leviamo sta condanna, se spero sia l'ultimo. Deve essere lui. Che grande cosa che ha fatto. Cioè tu c'hai la possibilità, sì, qui da Jenny, di scontare. Sì, assolutamente, solo grazie. Facendo mangiare le persone, poi. Cioè, sì, assolutamente. Non è che vai lì a perdere tempo, no, a cambiare l'acqua ai pesci, anzi, capito? Io quando ero in comunità dovevo pagare io il biglietto tutti i giorni per andare fino a Milano, dovevo pagarmi le sigarette senza poter lavorare. Quindi se non avevo 4 soldi da parte di roba mia, come andavo in comunità? Come mangiavo la sera? Sì. E quindi questa è una cosa buona. Cioè, tu quindi un ragazzo che invece... Sì, ogni ragazzo che viene qua, li prendo, poi ti faccio vedere. Vengono qua, loro firmano quando entrano e firmano quando escono. Ah, vedi? Eh sì, qui c'è l'ufficio. Lui è in affidamento. Ciao Simone. Ciao tu. Vengono le ragazze, le registriamo. Quando vengono a lavorare mettiamo i giorni, ad esempio lui oggi deve rimanere un po' di più perché non ce la facciamo a finire il nostro lavoro, a fine lavoro non finisce alle 14 ma finisce alle 15, le lascio il foglio che è stato con un'ora perché lui è in arresto domiciliare. Siccome lui sarà controllato le lasciamo il foglio dove comunque è registrato che lui è stato da noi quest'ora e non girava per Milano, sì. Registriamo tutti, facciamo tutti questi registri che poi alla fine, quando hanno finito, mandiamo tutto in tribunale. Ciao caro. Entra, entra. Piacere Mattia. Come ti chiami? Quanti anni ci fa? 27 qua sei? Ho fatto la richiesta e infatti il giudice ce l'ha accettato. Fammi vedere. Questi sono i documenti che noi lo segniamo, lo mettiamo sul registro e gli prepariamo la scheda. È curiosa questa cosa, nel senso che tu sei pluripregiudicato, però adesso i giudici ti affidano i ragazzi. Ma la cosa bella, sai, no, questo è ma sai cos'è? La mia vittoria è stata proprio quella. Che io da pluripregiudicato, che io ero un delinquente abituale, sono diventato quello là. Affidatario. Affidatario e. Controlla pure che. No, ma per loro è buono perché certo. Ovviamente se un ragazzo ha sbagliato per la prima volta, lui per esempio, come lui, l'errore che ha fatto lui è una stronzata. Lui lavora, sempre lavorato, però sai, da giovane a volte le stronzate le fai. Certo. E lui sta rimediando, infatti lui facciamo la messa alla prova proprio per non farlo rovinare la fedina, perché lui è pure censurato. Cose che capitate, io siccome sono incensurato mi sono messo di mezzo per diciamo parare il culo a un amico e poi è andato un po' male. Vabbè, mo almeno c'è questa opportunità qua, ma è molto meglio. Grazie alla testimonianza. Mo c'è sta. Oh, guarda. Grazie. Che sorco da paura. A Bonazzo. Che dici? Bene, te? Ciao. Stai? Tutto bene. Tutto bene. Grazie, avevo visto un'intervista che avevi fatto su di me. Sì, ti è piaciuta? È molto carina, grazie mille. No, mi è piaciuta tantissimo. Non mi perdi un incontro di Daniele. Non fa casino. Non potevamo venire a Rozzano e ovviamente non convolge Daniele. Il grande Daniele Scardina, perché lui è di qua, un grande pugile professionista. Poi ha vinto l'ultimo che era la Comunità Europea. Sì, Unione Europea. Oh. Grazie per l'invito. Per venuti comunque a trovarci qua. A Rozzano. Allora tu vieni, sei nato e cresciuto qua
a Rozzano? Io nato e cresciuto qui a Rozzano, ho vissuto tutta la mia infanzia, la mia vita qua, fino a quando poi non sono partito per gli Stati Uniti appunto per passare professionista, però questa qua diciamo che è casa. E com'è Rozzano? Perché io ho sentito che comunque criminalità, roba di questo genere, che è un po' difficile. Cioè, diciamo che la criminalità ormai c'è ovunque. È una famiglia, siamo tutti molto uniti. C'è la strada, qua viviamo la strada. Io da quando sono piccolo ho sempre vissuto la strada qui, da stare in mezzo alla strada dalla mattina alla sera. Quindi è molto sentita, molto sentita. Come sei uscito dalla strada per andare al pugilato? Che sei che ti ha mosso? Ma guarda, io ho iniziato il pugilato perché lo praticava mio zio, quindi diciamo mi ha passato questa passione qua. Poi appunto la box è stata... ci sono due vie, cioè la via giusta e la via sbagliata. A me la box mi ha salvato in questo, cioè appunto stando in mezzo alla strada si sa che ti può portare a fare brutte cose, a sbagliare. E la box diciamo che è stata la mia luce di speranza, mi ha illuminato il cammino giusto, più difficile perché appunto sono dovuto andarmene in America, mi sono dovuto tirare sulle maniche, faticare. Era la strada più dura, però era la box mi ha dato quella luce, appunto quella luce di speranza per uscire dalla strada sbagliata, diciamo. Che età poi sei andato via in America? Io avevo fatto varie esperienze, 19 anni, 18 anni a Miami, New York, poi ai 24 ho deciso di passare professionista e il mio sogno è sempre stato passare professionista negli Stati Uniti. Era o New York o Miami, ho deciso Miami perché appunto ho avuto un feeling migliore con il mio coach, attuale coach Dino Spencer, e quindi diciamo che è iniziata la mia carriera professionistica. Inizialmente sono partito solo per New York e poi diciamo quando ho deciso proprio di passare professionista, io e mio fratello abbiamo fatto, come dico sempre, abbiamo riempito i bagagli pieni di sogni e siamo partiti. Cioè che tu dovevi trovare un lavoro prima? Sì, io vabbè la palestra ce l'avevo, però dovevo lavorare perché sennò non ti mantenevi. Tina andava a lavorare, andavo prima in palestra per lavoro, poi di nuovo a lavorare, di nuovo palestra. Cioè, diciamo che comunque è stata davvero dura inizialmente, anche perché ti ritrovi in un paese dove diciamo che là puntano tanto nella meritocrazia, però te le devi meritare le cose e devi sudare, devi lavorare duro, devi sudare e devi dare il massimo. E molte volte sai, sei lì, pensi di non farcela, ti ritrovi solo e poi appunto ti mancano gli affetti, la famiglia, però è proprio lì nel sacrificio, nella sofferenza che escono fuori le grandi cose. Cioè tu lì hai tirato fuori tutta la forza che c'avevi? Tutto quello che potevo dare, anche di più diciamo. Era il mio sogno, sapevo che era la strada giusta, però appunto la strada giusta richiede tanti sacrifici e mi sono messo in gioco. Ma ti è capitato di cadere e di forse non ce la faccio? Un milione di volte, però quella parte di fallimento è proprio, non la voglio chiamare un fallimento, è parte del successo, diciamo, è parte proprio del percorso ad arrivare a un successo. Senza di quella non salti delle tappe che poi te ne mancano nel momento giusto. Diciamo che quella parte lì è proprio la parte che serve per crearti. Adesso tu stai andando a allenare a Miami e rinizia la preparazione lì. Sì. Cioè qual è la differenza di allenamento, di preparazione tra là il mondo americano e qui da noi? Beh, tutti sappiamo che la box in America è un po' la mecca, cioè l'America è un po' la mecca, la casa del pugilato. Io quello che vedo di là è a livello tecnico, a livello mentale, sono proprio avanti. Hai sparring più forti, hai tecniche, penso, d'allenamento. Io penso che sia a livello tecnico che a livello mentale, a livello di sparring, lì è più seria come cosa. Diciamo che qua molte volte, ed è anche giusto, molte persone hanno la scusa che devono lavorare perché non c'è la possibilità diciamo economica per portare avanti un sogno, e diciamo che qua magari c'è quella scusa lì, diciamo. Sì, dici io faccio il muratore dalle 8 mattina alle 4 pomeriggio, poi... è già una scusa che ti stai ponendo, capito? Va benissimo, c'è quella cosa, però, è una scusa ed è un limite che ti stai dando. Certo. Invece lì la gente, anche se lavora, comunque la mentalità è completamente diversa. Sì, completamente diversa. Non si danno scuse, non ci sono alibi. No, non esiste scusa, sei lì. Come hai detto tu, è meritocratico, perciò esatto, se vuoi fai, se no mori di fame. Anch'io inizialmente lavoravo e tuttora lavoro, adesso faccio altri lavori a livello televisivo. Ciao, beh. A livello televisivo, a livello di sponsor robe varie,
perché credimi, è pur sempre stressante. All'inizio io lavoravo la mattina, la sera, facevo sicurezza, lavoravo in ristorante, ho lavato i piatti, ho fatto di tutto. In più mi allenavo 2-3 volte al giorno, quindi io più degli altri non potevo cercare, non potevo trovare scuse, perché ero lì appunto lontano da tutto e a cercare di inseguire il mio sogno, capito? Il ferro affila il ferro, esatto. È quello, quando ti trovi a competere con pugili di altissimo livello e magari tu hai, cioè, oppure pugili che ce la vogliono fare, che danno il massimo, competere con queste persone ti aiuta a crescere. Io ho fatto sparring partner con campioni del mondo e ti assicuro che ogni volta che finivo il camp con questi campioni avevi capito mille altre cose che non neanche immaginavi, ma anche solo a parlare, a vivere il momento, la mentalità è completamente diverso e io di là mi trovo alla grande, cioè. Ora sono felice che sto combattendo anche qua in Italia, cercare di spingere un po' la box qua in Italia Non basta soltanto praticare quello sport per far, cioè non basta praticare il pugilato per far sì che le partite si riempiano, ci dobbiamo da fare anche noi per altre vie, per cercare appunto è come appunto. Tu hai parlato bene di te sia dal punto di vista pugilistico ma sia dal punto di vista che tu ti sei riuscito a creare una situazione, un contorno che ha fatto sì che magari Scardina vanno a vedere determinate persone, fa determinate visualizzazioni, quello non ti piove dall'alto così come una cagata di è un lavoro, quello te lo devi creare, te lo devi creare, è quello che ti dico, però che se siamo uniti in qualche modo siamo sempre più forti, che è chiaro, perché io cerco di fare un'unione con tutti, ma infatti lui ha già detto che è disponibilità subito, dicevo c'ho poco tempo però vengo perché, certo. Perché comunque Daniele ci tiene alla sua Rozzano, sono progetti che Daniele è proprio il perno principale di Rozzano, noi lo seguiamo a Daniele perché ci dà la forza, fa capire che voglio lo sport è importante a impegnare la tua giornata e nonostante ti fa bene pure al fisico, ti voglio bene te. Ah, per forza, devo venire, ammiro, per voi, ragazzi, per te che la conosco, sì. A te che ti rispetto, a Zio Jenny, per Rozzano e per tutto quello che state facendo, che comunque, e lui è stato uno dei primi donatori all'area 51, ci ha portato pasta, pomodori, tutti di più, ci ha mandato un camion pieno, è stato uno dei primi donatori e questo rende onore perché lui è un esempio, nel senso, ma è stato un esempio per tutti, perché, è perché quello quando... che dico sempre io, perché se lo fa lui, sì, tutti quanti, sì, magari l'ha fatto Daniele Scardina, perché non lo faccio io? E tanta ammirazione, tanta stima da tante persone, perché lui è un ragazzo che ce l'ha fatta e sta seguendo i suoi sogni e eccolo, è arrivato. È un bello gnocco, come dicono da Roma. Vabbè, oh raga, anche la parte estetica. È l'unico bello che abbiamo. Io mi porto Mattia perché sì, è bello, capito? No, io c'è facile, vabbè, siamo bella di avere Emilio Sio. Eccolo in carne ed ossa, ragazzi. Buongiorno, buonasera, quello che è. Ci fa piacere innanzitutto che vede i nostri video, lo possiamo dire questa cosa? Io sono un fan, grande. Sono un fan accanito proprio. Grande, grande. E infatti quando mi ha chiamato ho detto... Vero? Siete gli originali? No, sai perché? Perché ho detto, perché io parlavo di voi in giro, ho detto qualche coglione mi sta facendo lo scherzo e me lo sta facendo sentire invece, perché comunque quello che fai non è trash, non è una merda, capito? Che dici, ah minchia, se la stanno inventando. Cioè è vero e comunque interessante, perché a te ti fa piacere andare a vedere la zona popolare di Roma che è interpretata da te. Capito? Questo è bello, sono contento che siete venuti qua a Rozzano, perché in realtà come è Scampia. E noi siamo rimasti, ti dico. No, cioè, io non me l'aspettavo. Rozzano è un paese a sé, non è come se non fosse Milano, c'è tutto un altro modo di vivere, l'abbiamo fatto praticamente insieme e prima eravamo dall'altra parte, siamo arrivati qua, facevamo 300-310 sacchetti al giorno, adesso ne facciamo 2.500-3.000 al giorno? Al giorno, sacchetti, quindi sono circa, se fai 3.000 sacchetti sono 2.800 persone. Ma com'è nata l'idea? Cioè... L'idea è nata perché lui, Gianni, voleva fare, ha fatto un po' il brigante nella vita, diciamo. A un certo punto ha detto, sai che c'è, io voglio aiutare la gente. Per aiutare la gente deve avere un posto. Lui faceva prima il meccanico, aveva l'officina meccanica. Si è venduto tutto, ma nessuno gli dava un cazzo. Sai che c'è, Zio, fai una cosa, prendi la croce, vai a piedi a Roma. Ha detto, ti spingiamo noi con le televisioni, infatti sono venute le Iene. Così da lì piano piano ha cominciato a darci qualcosa. Poi è arrivata la Barilla, è arrivata la Nestlé. E poi sono arrivati tutti. Tu oggi hai visto che è avanzato qualcosa? Perché sabato la gente va al mare, però lunedì andrà a prendere il sacchetto, capito? Tu dici, noi siamo a Rozzano. Quando c'era il lockdown,
Non ho quei carabinieri. Voi non potete dare a mangiare alla gente residente a Milano. Il lettore glielo vai tu a dare da mangiare. Tutti questi stanno morendo di fame. Il pane quotidiano, che è quello che dà da mangiare a tutta Milano, sì, aveva chiuso nel lockdown. C'eravamo solo noi. Una delle esperienze più brutte della mia vita, perché ho visto proprio la gente morire di fame. E meno male che c'eravamo noi per tanti. Perché quando la gente arriva a prendersi tutto quello che c'è, vuol dire che proprio... Vuol dire c'hanno proprio... Questo è quando andiamo in sacchetti. Poi la sera c'è la cena. Tutti i ragazzi di qua che non possono, ma non solo di Rozzano, anche di Corvetto, di altre zone, vengono e gli diamo da mangiare. Cioè tu poi sei anche una doppia faccia della medaglia, perché tu c'hai a che fare anche col mondo del jazz set, della musica. È chiaro, no? Infatti loro ci hanno dato invece, una mano. Esatto, e poi tu dall'altra parte stai con i poveri, con quelli più bisognosi. Cosa devi fare? Io ho 4 figli, a me pensare di vedere le famiglie con i figli che non hanno da mangiare mi sta male, non ci dormo la notte. Quando c'è stato un momento che c'è stato un po' di difficoltà, che ci arrivava poca roba da mangiare, non dormivamo la notte. Gianni stava qua, impazziva. E poi invece siamo poi essere usciti con la barella delle cose, ci è arrivato tutto. Che tu a una famiglia, se gli dai un mezzo chilo di pasta, una bottiglia di sugo, l'olio una volta alla settimana e il pane, li fate contenti. Cavolo. E noi gli diamo la carne, la frutta, la vera, perché se tu vai dentro ci abbiamo sì, tutto. Sì, no, ho visto pure addirittura sì, c'avete pure c'è le frutta, ma... verdura, anche... abbiamo tutto. È un supermercato, solidale. No, beh, con loro ho fatto quel club dog, siamo cresciuti insieme, abbiamo fatto dei reality. Abbiamo aperto un po' le danze, perché l'hip hop non la passava nessuno in radio. Storia vera, sì, sì, e non vi inventate niente, ma sono cose vostre, vere. Ma lo metto, voi non siete i fighetti che hanno l'attico a Milano centro? No, purtroppo no, purtroppo no. Esatto. Siamo cresciuti da soli, non abbiamo chiesto mendite a nessuno. Fanculo a chi non ci ha creduto e mo si fa vivo, ora siamo i numeri uno. Mi aspetto un amico in piazzetta, faccio una chiamata ed è piazza pulita. Prima non ero nessuno, ora anni di MT sta la tua tipa. Raccontami le cose vere, non voglio creare problemi. Nel tuo branco ci sono le spie, che sono peggio dei carabinieri. Non puoi parlare con me, sono il capo della trap. Tengo un amico che spara col ferro. Non tocco droga ma non sono santo. Prego mo Dio solo per bellezza. Vogliamo solo ciò che ci spetta. Vogliamo il doppio della nostra fetta. Siamo a 200, sono 5,30. Ma voi siete qua perché ci avete avuto problemi con la legge? Oppure perché state qua perché sono amici? Vabbè, ho passato 6 anni in comunità. Quindi comunque esatto, stessa cosa io. Io 3 anni. Cioè 6 anni, ma sei piccoli voi, oh. Ma per problemi economici. Io ho 10 anni, sono entrato a... Allora, come ti chiami? Nicola. E quanti anni hai? 15, ma ne faccio 16 ad agosto. Tu sei nato e cresciuto a Rozzano? Sì, ovvio. E quindi che problemi hai avuto nella tua vita? E tra liti tra mio padre e mia madre. Cioè io non perché ho avuto problemi con la legge e roba, liti gravano e quindi mi hanno spostato in comunità. Comunità vuol dire casa e famiglia? No, no, proprio comunità con altri ragazzi. Ah. E eravamo tipo in 9 in una casa, ovviamente abbastanza grande, 3 per camera. Comunque non avevi i tuoi spazi né nulla, però comunque ti aiuta a crescere. Comunque mi ha fatto cambiare. Cioè, quanto sei stato di 6 anni? 6 anni. Ma due fratelli, sorelle? Sì, ho un fratello più piccolo e uno più grande. E dove vivono loro? Sempre qua a Rozzano. Mio fratello in affido da un'altra famiglia e mio fratello grande che è maggiorenne qua. Scrivo da un sacco, tipo 6... più o meno da quando sono entrato in comunità. Infatti c'è tutti quanti un modo di scrivere che è più maturo rispetto all'età che avete. Comunque tanta gente che scrive magari dice cose non vere. Se noi qua che siamo qua che cantiamo, comunque la viviamo come roba, non è... non sono inventate come cose. Cioè, ho perso entrambi i genitori quando ero in 6 anni, ho perso 2 anni uno e poi 2 anni dopo l'altro. Quindi mo sono con mia zia in affido. Scusa, no? No, ma vai tranquillo, sincero. Cioè, no, proprio che sono scomparsi, cioè quindi io. No, sono... no, sono. No, sono ho capito. E quindi mo sono in affido, ma mo è passato tutto, facciamo forza. Conosco tanta gente che dice vivo per strada, poi sono figli di papi, capito? Non è... Bello, io conosco ragazzini che hanno anche 11-12 anni, sono già finiti nel giro della droga, cose del genere, nati tutti qua, che quando crescono ovviamente diventano teste di cazzo. Certo. Però spesso ci sono anche bande di bambini che vanno a rompere in giro, fanno casino, nonostante la loro tenera età, no? Certo. Questa è una cosa abbastanza brutta, cioè anche sui difetti essere di strada. Non tutti riescono a cavarsela. Possiamo avere tutti lo stesso passato, ma ognuno cresce in un modo diverso. Certo. E avete tutti situazioni difficili di questo tipo? Sì. Più o meno. Più o meno, sì. Sì, c'è chi meno, c'è chi più. Più o meno io ho la stessa storia da quando ero bambino. Scusati troppo, come ti chiami? Io, piacere, sono Cristian. E fin quando ero bambino sono stato... Però già fumi te, Vabbè. Cristian, c'è rotto il cazzo. Partiamo che non si dovrebbe fumare, dai. Vabbè, non si deve fumare perché fa male comunque. Lo so, però...
Vabbè, io sin da noi dobbiamo bacchettare, se no. Sì, giusto, giusto. Guarda, dimmi un po', guarda, io sin da bambino sono stato in comunità perché mia madre aveva problemi economici e quelle cose, con gli assistenti sociali non mi poteva mantenere. Quindi dall'età di 3 anni sono stato in comunità fino a 6-7 anni, poi sono andato in una famiglia in affido, qua a Rozzano. Mio padre non l'ho mai visto, mio padre se n'è andato quando io ero appena nato, quindi. Sì, c'ho una sorellina. E un fratello sempre nella mia stessa situazione. È stato con me in comunità, poi una volta che siamo andati in affido, lui è andato in una famiglia, io sono andato in un'altra. Io ho 15 anni. Papà no, adesso sono in affido. Fino ai 18 anni. Ah, in affido, scusa. Fino ai 18 anni, poi dopo lui è libero di andare. Sì, adesso per il caso del settembre ritorno in comunità per dei problemi, quelle cose. Torno in comunità. Ma ti pesa sta cosa? Cioè, nella vita, cioè tu guardi amici, compagni. Adesso magari togli il tuo gruppo che più o meno avete dei problemi simili, però quando guardi gli altri ragazzi, no? Dici cacchio, ma perché quello che ne so sta bene, è stato cioè più fortunato genitore, di me. È stato più fortunato. Io sono stato meno fortunato, però magari con la musica riesco a fare quello che spaccare con la musica, più che altro per aiutare mia madre che ha ancora problemi economici, quelle cose. Quindi tua madre la senti? Mia madre sì, la sento, cioè le visite con lei, la sento. È di Rozzano? No, lei è di Lecco. Quindi anche due o tre volte al mese devo farmi pure lo sbatti per andare a vedere mia madre. Questa roba a me non va bene. E tu con i soldi come fai? Ti faccio esempio, sei un ragazzo, ti piace uscire, magari andare a mangiare una cosa. Sì, ma molto raramente ce li ho. Quindi quando ho i soldi così magari mi compro le sigarette, cosa che faccio che devo sbaglio. Se no appena c'è un po' di soldi in mano vado in studio e faccio la mia canzone. Forse devi investirli più là. Devo investirli più nello studio. Poi ho aperto questa roba così, ho iniziato a riunire tutti i ragazzini per farli divertire, levarli dalla strada. E quindi adesso quasi tutti i pomeriggi veniamo da lui, la sera mangiamo qua e stiamo in compagnia. Più nessuno mi cambia, a 15 voglio il mondo ma sto ancora per strada. Lo peggio della lama, terzo dito e madama. Su sta roba il master, frate sfera, Genki Dama. Voglio vivermi la scialla, tutto andrà meglio yalla. Non con uno ma 3 conti in banca. Voglio riempire la pancia a mamma. No, vai te. Vai. Qual era? Guarda, sempre queste cazzo. Oh, senti a lui, Emi, no, senti cap. A lui. Senti a lui, Emi, senti. Scusa, non ti sa un po' sulle palle. Tu devo prendere schiaffi qua. Vabbè. Devo farvi finire sviluppo io la schiaffoni. Emi, senti a lui. Lui l'ha scritta per quello. Eh no, perché vabbè. Sì, il suo era un pezzo che doveva far uscire. Wesh, mio fratello in zona. Io non va a scuola, in strada c'è diploma. Nato con niente, in casa, famiglia. Is the put. Wesh, fuck la divisa, lo sbirro che abusa contro lo straniero. Rozzano l'abbaglio, sto sempre nel posto. 20-089, qua si fa fatica, arriva a fine mese. Case popolari date dall'area, voglio più soldi, non vado a spese. Cara mamma, tutto quello che vuole, sto sempre in zona. Lo sbirro chiede, ma mio fra rifiuta, Rifiuta a me, is the food. Ma te niente. Non so cantare. Io quando ero piccolo li vedevo sempre arrivare e quindi diciamo che crescevamo anche un po' insieme di vista, no? Perché io, essendo il figlio di Jenny, sono sempre stato nell'area 51 e li vedevo arrivare la scorsa estate ancora. Ci siamo conosciuti così tutti quanti. Alla fine ci siamo conosciuti tutti così riunendoci dallo zio Jenny. Esatto. Poi comunque Rozzano è una famiglia, ci si aiuta tra tutti, i ragazzini e quelle cose. C'è un punto di ritrovo veramente fondamentale. Fondamentale, stato, sì. Molto bello. Allora, mi chiamo Stefano, mi chiamano tutti quanti ormai Steve, da quando sono piccolino. Quanti anni c'hai? 14. Sei nato e cresciuto a Rozzano? Sì, sono nato e cresciuto a Rozzano. Ormai non so neanche a dire, un po' la vita un po' così, un po' difficile per tutti quanti. E niente, quando tipo 2-3 anni fa ho fatto un po' di cazzate e mi stavano mettendo in comunità per spaccio. A 11 anni spaccio? Sì, perché mia mamma e mio padre erano senza soldi, non lavoravano e io non ragionando ho voluto aiutarli, però ho capito dopo che ho fatto solo del male, ho fatto ancora più male perché alla fine perdere un figlio, cioè mettere un figlio in comunità è dura. Poi sono morti i miei nonni, che erano comunque i miei secondi genitori, che io volevo un bene dell'anima, e sono diciamo caduto un po' in depressione, no? Perché era come la mia seconda famiglia. E niente, ho iniziato a soffrire tanto, poi ho iniziato a scrivere. Mi sembravo sempre un po' più scemo, no? Il più scemo di tutti. E quindi non ho mai fatto uscire niente. Fino a che ho detto, ma sì, facciamolo, poi come va. Sono separati ormai da 3-4 anni. Mio padre è ora come ora a Rho e mia madre è qua a Rozzano. In una casa un po' così, perché facendo praticamente quasi non lavora, prende pochissimo e non può permettersi più di tanto. Questa cosa a me fa soffrire molto, che io voglio proprio essere protettivo con mia mamma.
da quando proprio sono piccolino. Ma tu c'hai fratelli e sorelle? Io ho una sorella più grande che lavora e al Copitello qua dove c'è la gelateria. Il mio più grande sogno è diventare uno di quei big che vedi su YouTube. Che vedi in giro. Poi da so che a quest'età non posso fare più di tanto. Un po' come Cicalone. Sì, un po' come lui, un po' come lui. È un po' difficile perché ormai tutti quelli che fanno video grossi, che fanno canzoni grandi, hanno possibilità di farle, di pagarle queste cose. Purtroppo a quest'età non lavorando, non facendo niente. Sì, però aspetta, scusa se ti interrompo, non è... Cioè non puoi tu già pensare no, di non farcela. Anche perché io ho amici miei no, beh, sì, certo, che fanno musica e hanno iniziato da zero. No, no, infatti adesso sono ovviamente piccolino per fare queste cose, per comunque restare. Secondo me no, perché hai cantato, cioè. Giuro non si chiama karma, sta vita che mi mette ansia. Il tossico che cerca la bianca, mi trovi sopra quella panca. Lo studio con tutta la squadra, 14 sopra la carta. Giuro lo faccio per nonna, ehi. Mazzette di euro in testa, sì te lo giuro, faccio sul serio. Oggi sto da solo in stanza, quello che voglio io me lo prendo. Son passato da popolari a sta merda di affitti a tempo. Faccio tutto da solo, mica mi vendo, fra mica mi vendo. Guardo il cielo da sto balcone, ogni giorno sempre più grigio. Affogo ancora nelle mie pari, a volte vorrei tornare bimbo. Quando ancora non capivo niente, non capivo le storie della gente. Sicuro da lassù qualcuno mi sente, sì fra mi sente, ok. Dimmi che cosa faresti se dopo succede davvero. Stavo chiuso in stanza con le lacrime agli occhi, in testa fumo nero. Bacio in testa a mio cugino, spero vada tutto bene. Pacchi portati dall'estero, in classe non ci stavo bene. E pensi che sia facile. Il Sor Cicalone qua, io lo conosco da 10 anni, ha cominciato a fare video su YouTube. Che si può dire che non ti... Cioè, c'aveva poche visualizzazioni. E io mi ricordo che lo conoscevo perché lui faceva i video dei match di pugilato, sì. E c'aveva un sacco di riscontro come videomaker e camera e produzione di video di match. Quello, certo, certo. Però invece parallelamente continuava a coltivare il suo canale da youtuber puro, ma certo, certo. Non facendo. E io che lo conoscevo. Scido qua. Manca a fare via colpi. E io ve lo conoscevo, no? E per quell'altro aspetto poi siamo diventati amici. Ciao grande. Ti dico la verità, quasi io dicevo, ma perché fa? Cioè, certo. Non lo vedevo. Nessuno mi credeva, nessuno credeva in me. Ma ti giuro, faceva la cosa, la parodia di butta fuori. Però non la leggevo. Oh. Invece poi ha continuato a crederci, ha inventato la cosa della Graf Magia, che è quello che è la prima cosa che l'ha proiettato in alto, e poi ecco. E lui già era grande, oh, di età. Figurati te, c'è quattro, sì, voi. Io posso, cioè, sono ancora tutta la vita davanti, posso avere molti risultati. Ma vai avanti perché se tu vuoi farlo fai sicuro, guarda. Certo. Io faccio sentire l'odore fino a Napoli in Sicilia, lui sai dove la fa sentire lui? Solo nel suo ristorante. Ti faccio su. Ma poi l'abilità tua è che tu riesci a cucinare qua da fuori. Io da. Ovunque. Te lo giuro, sai quante volte ho aggiustato questi fornelli io? Ho cambiato l'uccello? Perché qua ti devi cambiare l'uccello. Sta chittato, vedi? Sta chittato, guarda qua. Ma poi guarda che conti. Ma ce l'ha lui tutte queste cose che hanno facciolo. Lui c'ha una cucina che. Posso dirlo? Certo. Mi aiuti? Faccio aiuto qua. Cannavaccio, se ci stai guardando, ti straccio, impressione. Io ti sfido a colpi di caccavello, tu a pendole, io a caccavello, guarda qua. Cannavaccio, guarda qua, guarda, con le olive taggiasche, manca olive chiapparello, olive taggiasche, peperoni. Adoro, guarda, senti, adoro, Cannavaccio, guarda. Senti un po' una cosa, cioè, ma 20 anni che stai qua, non è che hai perso un po' di accento? Oh, Cannavaccio, con una cucina raccattata, vicino ai bidoni della munnezza, io ti straccio, guarda. Cannavaccio, guarda. Come ti chiami tu? Io Omar, ho 15 anni, 16 quest'anno. Senti, pure tu sei distinto da una storia familiare un po' particolare. Eh sì, in poche parole io sono sono cresciuto in comunità, in poche parole. Cioè, sono nato all'età di 2 anni e mezzo, sono andato in comunità con mia mamma. Per problemi di mio padre con la droga e picchiava mia mamma e cose così via. Cioè, sono ritornato a casa, no, con mia mamma. Ho fatto manco 1 anno e mezzo a casa con mia mamma, no? All'età più o meno di 12 anni sono finito in comunità con quello di prima, Nicola.
ci siamo incontrati là e da lì abbiamo iniziato a fare amicizia e tutto. Sì, sono finito in comunità per stronzate, cioè cavolate che facevo io in giro, no? Rubavo le casse per mercati, poi le rivendevo, le regalavo letteralmente. Lui abita nel mio stesso palazzo, ci conosciamo da piccoli, lui, io lo vedevo che faceva avanti e indietro dalla comunità. Una volta viene e mi regala una cassa per il compleanno. Ma casse intendete quelle musicali? Sì, 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 le casse, tipo queste, io ho capito, no? Le casse del supermercato, quelle coi sordi. Scusa, questa mica sarà rubata? Questa, allora, se devo dirlo sinceramente, l'ho rubata, sì, però più di 3 anni fa. Prima di allora, sai che fa? No, questa me la ripio e la restituisco. No, no, sono passati 3 anni. 3 anni, ormai uso capione. E in poche parole, anche perché fumavo in canne. Beh, ho rubato anche delle moto in giro per Rozzano, barra Milano. Cioè, in poche parole, io rubavo dappertutto, se devo dirla tutta. Ma hai smesso di fare stronzate? Certo, ho fatto 3 anni in comunità, una in educativa e un'altra in terapeutica. Sono finito quella in educativa che ho incontrato Nicola. Una volta ho fatto la domanda per uscirmene via, quindi per andare in un'altra. Faccio per andare nell'altra e mi hanno iniziato a imbottire di farmaci, no? Di psicofarmaci. Ah sì, già. Sì. Ma perché eri turbolento? No, perché ero caduto in depressione. Ah, quindi per quella volta quando parla è nervoso. E balbetto, come già si sente. No, però quando è incazzato, balbetta. Quando sono incazzato esageramente inizio a sembrare. Stavo a dar fastidio io, infatti. Eminem, come quando inizia a rappare velocemente, no? Ma posso dire come ci siamo conosciuti? Sì. Lui era appena uscito dalla comunità, eravamo in quarta elementare o in quinta, non mi ricordo. Eravamo in quarta. Incredibile, quarta elementare. Eravamo in quarta elementare. È arrivato lui, il primo giorno di scuola. E mi sono messo a menare con chi era tutto tranquillo. Poi si è sliberato. Poi lui si è liberato, capito? Ha preso confidenza un po' e basta. E da lì hanno iniziato a riconoscermi tutto. Scappavamo io e lui, scappavamo dalla classe, non ci trovavamo più. Scappavamo anch'io e ci beccavamo nel corridoio. Esatto, poi una volta mi sono pure permesso di prendere, scavalcare il primo cancello dalla scuola, preso, me ne sono uscito tranquillamente. Poi sono arrivato. Stavo petardi dentro il cesso. Sì, ho fatto esplodere un cesso a scuola io con un petardo, se devo dire. Devo essere sincero. Perché ho fatto pure io ste cazzate. Però, vabbè, la colpa a me, questo devi dirlo, bastardo, hai dato la colpa a me. Sì. Vabbè, poi nel senso, pian piano ho conosciuto pure Steve. E lui era in classe con noi. Sì, e la prima volta mi pare che ci siamo menati, ci siamo pure menati io e lui. Cioè, prima non eravamo così amici, prima eravamo acqua e fuoco. Cioè, non ci dovevamo vedere perché iniziavamo. Piano piano abbiamo iniziato a prendere confidenza uno con l'altro, di qua di là abbiamo iniziato ad essere amici. Abbiamo iniziato a fare strozzate insieme. Beh, comunque lui io lo conoscevo anche prima che rientrava in comunità. Perché ci eravamo conosciuti a Milano anche. Come stavo, Omar? Io invece quando ero caduto in depressione, in poche parole, tutta la comunità sapeva che ero caduto in depressione in quel momento perché stavo con la cassa al massimo. Cioè ne connettevo anche 4 direttamente e andavo con la musica, con la stessa canzone. Cioè sei nervoso? Sì, io quando metti la musica, a me è sempre aiutato. Sono stato anche autolesionista io per un po' di tempo. Ho iniziato a tirare i pugni, cioè dal tagliarmi a tirare i pugni contro i muri e spaccarmi le nocche. Perché comunque non ce la facevo più. C'erano i miei fratelli a casa con mia mamma. Ma tu c'hai fratelli? Sì, c'erano 2 gemelli piccoli e uno grande che mo abita a Roma. Da voi? Davvero? Dove? Sì, non in affidamento? No, no, lui ha 18 anni, vive per pezzi, okay. Cioè ha di più di 18 anni, non mi ricordo. Ma sta buoni rapporti con i fratelli, senti? Con i miei fratelli sì, sono a casa con... Ma sono ritornato a casa finalmente dopo 3 anni e comunque la mia infanzia l'ho vivuta in comunità io. Sono stato a casa. Ti ha toccato tanto sta cosa della comunità? Mi ha toccato tanto sì, anche perché comunque già 13 anni stavo già imbottito di psicofarmaci e mi facevano anche le punture. In poche parole è una fiala che ti va a fare la puntura sulla, o sulla chiappa sul braccio e con questa fiala qui tu in poche parole dormivi e non ti riuscivi più ad alzare dal letto per più di un mese. La terapia che fanno pure la gente in carcere. Esatto, quella. Però farlo a ragazzino, io sbavavo. Farmaci, io non riuscivo ad andare in bagno. Cioè voi avete vissuto situazioni, capito? Cioè quei ragazzini hanno i genitori che poi magari fanno delle altre cose, sì, però stanno a casa. Poi stavo dicendo prima con quella puntura lì, con quella fiala che mi avevano fatto. Ho provato anche a mangiarmi, ero sotto psicofarmaco. Solo quello lì mi ricordo di quel momento lì. Cioè, sono stato fialato più di... quella che sta lì che ti dà le terapie. Mi fa che io ho fatto il record di 8 anni che lei lavora là. Io ho fatto 4 mesi di fila fialato. Se devo dirla tutta, 4 mesi, tutta così. E mi ricordo solo un momento che mi ha fatto pure ridere dopo quando ce lo raccontavamo noi tre amici. Là. Che, in poche parole, mi sono alzato, sono andato a mangiare. No? E andando a mangiare c'era la piedina, perché era una domenica lì, la domenica si andava la piedina. Ho fatto un morso. I pasti delle mense, quelli coperchiati, quelli che stanno anche in casa. In pellicola, quelli che ti portano. Cioè,
La comunità è una prevista per carcere? Io sono per metà tunisino e per metà rumeno. Ah, infatti c'hai un po' i tratti. No. Ma infatti, anche che sono due popoli completamente... Infatti con mia mamma e mio padre si sono... Cioè, mio padre voleva mettere mia madre perché lui era abbastanza aggressivo. Ma lui era tunisino, tuo sì, padre? Sì, sì, sì. Voleva mettere mia mamma invece che lasciarla ortodossa, ok? Io voleva farla diventare musulmana. Però mia mamma non voleva, no? Voleva rimanere con la sua religione. Siccome comunque ha una famiglia, cioè, tra 12 fratelli, tra la quale tutti religiosi. Cioè, se voi provate ad entrare in casa mia, vedete le croci dappertutto. Per farvi capire, lui penso che loro due lo sanno. In poche parole, io ho perso anche un fratello. Prima di questi due gemelli ce n'era un altro che è morto per colpa di mio padre biologico, che ci picchiava mia mamma e li ha messi. Cioè, l'ha ucciso in pancia, in poche parole. Ho avuto abbastanza storie, infatti, mo stiamo cercando. Ho iniziato pure a lavorare. Sto iniziando a lavorare come si vede. Cioè, aspetta, ricomincio. Ok, allora, mia mamma un attimino. Cioè, non siamo tanto messi bene economicamente, no? E quindi, siccome non siamo messi bene, stavo cercando del lavoro, infatti l'ho trovato. E come vede, sono pieno di vernice. Cioè, almeno per pagare i suoi sfizi. Per pagare, esatto, invece che andare a fare del male ai miei più che altro. Però scusa, tu scuola non ce l'hai più. Sinceramente volevo iniziare a fare scuola, a fare l'educatore. Comunque, perché la maggior parte degli educatori che vanno in comunità per dare una mano ai ragazzi, anche se non danno una mano, cioè, non capiscono come prendere il ragazzo, no? Siccome io ci sono stato e so come te la vivi quando sei dentro, preferirei andare io che comunque... Cioè, ci ho passato un po' di più esperienza, non per altro. Niente, però mi prendo a male. No, è proprio a maggior ragione, proprio perché hai detto sta cosa. E sì, c'ha sì, senso, sì. Forse il tuo primo sacrificio andrà in quella direzione, sì, se sì, ti sì. piace. Sì, sì, sì. E in più, lo sai cos'è? Che come hai detto tu, puoi salvare dei ragazzi che... in modo tale che non facciano quello che hai fatto tu. Esatto, per un po' di anni. Bravo, ho fatto canto, nuoto, calcio. Sembra che c'è 50 anni, c'è 15 anni. Sembrate persone sfinite. No, vabbè. A 15 anni c'ho tre cazzi, andavo in giro e spaccavo il mondo. Qua sempre a fumare, a fare cazzate. Andate a vivere la vita. Ma sono tutti rincoglioniti dai telefoni. Abbiamo strillati prima, infatti. Stavano tutti a giocare con i telefoni. Fanno l'amore al telefono. Non c'è più il contatto con le persone. Ma senza la maggior parte delle persone. Tutto virtuale. Senza telefono non avremmo conosciuto Cicalò. Lo so, però bisogna pesarle. Sì, bisogna pesarle bene. Bisogna pesarle. YouTube, vedi, giusto a posto è ideale. Ma tipo, senza lo Zigenni adesso non eravamo qua a intervistarci, a parlare. Senza senso. Ho notato una cosa, poi ovviamente è normale che sia così. Lui, essendo sempre stato qua, ha visto di tutto. Ha visto tutte le persone, ha capito mille cose che uno delle sue non avrebbe io mai capito. Io conosco un sacco di storie, io vedo le persone che arrivano e iniziano a parlarmi senza motivo, anche persone pazze, no? Che hanno bisogno pure sì, di parlare. Sì, e spesso si sfogano con me. Perché non ti apri un canale YouTube di queste cose? Perché per me sinceramente un botto. Me lo dicono lo molto io perché sono tanto estroverso. Te lo sponsorizzo, guarda, un canale YouTube lo sponsorizzo io. Kevin, ho 16 anni. Mio padre è stato in galera per tanto tempo e io l'infanzia l'ho passata senza di lui. Io non so molto di lui, anche quando ero piccolo le mie due famiglie erano in conflitto e non potevo toccare le mie sorelle, non potevo toccare nessuno e quindi mi sono passato l'infanzia. La maggior parte della mia infanzia me la sono passata da solo. Ecco tuo padre, oh, sta arrivando. Stavo a parlare di te. Ci stava raccontando una bella storia. Spero che stavi parlando bene. No. Non stai parlando bene. A me non mi sembra però che te temi tanto, lo sai. No. Io sono l'unico. I figli sono quelli che ti fottono. E sono già mi ha fottuto. Però, oh, però lui è intelligente. Come un padre. Come papà intelligente. Fatto sta che io le cose. Sì, solo devi crescere un po'. Io passando la mia infanzia senza di lui, vedevo tirare frecciatine. Vedevo è quello che ti ho detto prima che non vedevo colori. I miei compagni che magari dalle elementari che andavano a giocare con i loro padri, potevano vederli, io ero l'unico che non poteva vederlo. Una volta mi ricordo il primo giorno delle medie, io ho perso 2 anni perché sono iperattivo, sono caduto in depressione, ero autolesionista, c'ho ancora alcuni segni. Mi ricordo di... Ma questo è nuovo. Questo è nuovo. Questo è nuovo, cos'è questo? Lasciamo perdere. Ti sei inculato da sola, papà, dopo ci mi hai punto. Ma ti sei fregato da solo. Ti sei inculato proprio, stagnariello proprio. E fatto sta. Che si è fatto? Ti sei inculato a friare qualche sigaretta. Ah. Vieni qua. Io guarda, per volte io facevo stuzzicadenti da quel giorno. Ma tu è di famiglia. Sì. Io lo facevo stuzzicadenti. No, beh, ma ora io non ho problemi. Però non farlo più. No.
No, vero, no, davvero, ma questa è una stronzata. Ma sei intelligente e poi passa da dirlo. Cioè, mo mi stai a far cambiare. No, lo so. Idea. Ma adesso ci arriviamo, nel senso, questo è una stronzata. Proprio non l'ho fatto perché ero triste. L'ho fatto perché ero tra amici e ho fatto una stronzata da ubriaco, però... Da ubriaco? Mamma... Oh, me la sto a mettere nel culo! Lascia! Lascia! Tranquillo. Ma se la stessa cosa è un po' che è venuto tuo padre, oh. Cioè, ma perché io se devo dire le cose devo dire tutto. È onesto, è trasparente. Devo essere questa è la mia qualità. Va bene, dai, ci becchiamo dopo. Comunque. Vabbè, comunque mi cago addosso, però lo faccio vedere. Dai, adesso possiamo difendere noi, dopo no, però. Sì. Io sono stato tanto così da entrare nella comunità perché appunto mia madre e mio padre erano tanto in conflitto, non sono mai stati veramente insieme, litigavano tanto, io li vedo litigare perché mio padre io ogni tanto lo vedevo e non lo vedevo, per questo non lo conoscevo. Ho ricordi di mio padre a 3 anni, come ne ho di 6, ma di 5 non ne ho, capito? Certo, è gappa. Sì, quindi so ben poco di lui, ma comunque da circa 2 annetti, che 3-4 anni che l'hanno scarcerato, io sto molto con lui, sto con lui in officina, lo aiuto e vedo storie di tantissime persone che entrano, sto attento, li guardo, perché io più che al lavoro fisico, perché non ho il tempo di aiutare mio padre, dato che vado in palestra per sfogarmi, dato che io studio, nonostante ho perso 2 anni, però sto recuperando, sto facendo il serale. Quando sono qui ascolto le storie di tutti, parlo con tutti, conosco tutti, ho visto di tutto, ho visto amici miei che magari andavano nella mia classe alle medie, ma non faccio nomi, che adesso si sono completamente rovinati, sono uno in comunità, uno spacciare, uno non mi parla più perché è diventato pazzo. Per farvi un esempio, ho un amico, il mio vecchio migliore amico, è stato in Barona a picchiarsi. Ok, e voleva che venissi anch'io. Io gli ho detto di no e gli hanno spaccato la faccia con una mazza di ferro. E quindi io da lì non ci ho più parlato. E ci sono tanti avvenimenti, tanti episodi come questo che io vedo ormai. Sinceramente non ci provo più niente. Se uno mi muore davanti, non è la prima volta. Quindi non mi fa niente. Io ho imparato a spegnere le mie emozioni quando devo farlo. Che io lo avevo su tutti i ragazzi, perché io c'ho tanti ragazzi, tutti i ragazzi di Rozzano, della Barone, Quarto Giaro, vengono qua. Sì, Trezzano. E ti dico una cosa, i giovani di oggi ormai per loro è come se vivono, come ti devo dire, in un mondo virtuale. Non è più realtà come la vivevamo noi. Sai, tu prima facevi a botto con tuo amico, ti abbracciavi, ti andavi a bere qualcosa, mangiavi. Qua adesso ormai, prima si vedeva un vecchietto che cadeva a terra, tu andavi nella alzavo, ora la prima cosa che fanno con i telefoni. Purtroppo non è la colpa dei giovani, la colpa è come ti ho spiegato, di noi grandi, perché noi grandi adesso stiamo pensando alla sopravvivenza, stiamo pensando a portare il mangiare da casa, oppure i tanti problemi che stanno venendo, però stiamo tralassando la nuova generazione. Sì, la nuova generazione si sta a perdere di vista perché noi l'abbiamo mollata, e io sono uno di quelli là che non la mollerò mai, perché io la mia associazione l'ho aperta proprio per i giovani. Io vedo i ragazzini di 8-9 anni già ti parlano di cose che io ci sono voluto 20 anni per vederlo. Questi qua già le sanno, in poche parole, siamo andati troppo avanti, la tecnologia è andata troppo veloce, perché se tu ci fai caso, in 120 anni ci siamo evoluti, perché si sono evoluti prima? In 120 anni, ma capite cosa ci abbiamo adesso? Sì, adesso. 120 anni stiamo parlando, figuriamoci se andavamo avanti di 2-3 milioni di anni fa, noi adesso che facevamo? Facevamo le scarpe, chi tarzati, volavi. Io pratico bodybuilding, ormai sono 16 anni che mi alleno, ho iniziato quando avevo 13 anni. Ho iniziato a 13 anni, tanto che non mi faceva entrare il proprietario ad allenarmi, però gli ho fatto così i coglioni. Tu quanti anni siamo adesso? Io ho 27 anni, ho un sacco di amici qua, sono sempre stato in mezzo alla periferia e niente. Ho voluto mancare papà, quindi sono tornato a casa da mia mamma. Secondo io. 3 mesi. Quanti anni c'hai? Io ho 31. Sono sposato, lui era grandicello papà, ne aveva 77. E ci siamo sposati un mese dopo che è venuto a mancare, perché avevamo già prenotato tutto, era già tutto pronto e minchia, non c'era il matrimonio, è stata una mazzata. Però vabbè, sono tornato dalla mamma, che la mamma è sulla carrozzina, quindi devo stare con lei. Ho lasciato casa mia e niente, il passato è stato abbastanza movimentato. Scusa, io devo fare questa domanda, sennò vai. Hai precedenti penali? Sì, un bel po'. Sei stato pure carcerato? Sì, quanto tempo? Sì, ho fatto 1 anno e 2 a San Vittore e 10 mesi a Bollate. 1 anno in comunità diurna all'Azimut qua a Milano
E il resto ho fatto in affidamento, ho finito la mia condanna, però ci sono sempre i soliti problemi, ti tolgono la patente, quindi non puoi... Io devo portare mia mamma a fare le visite e devo sempre chiedere il passaggio a mia moglie. Io ne ho fatta solo una, mi hanno arrestato una volta e mi è bastata. Perché è buono, dai. Mi è bastata, sono uscito e ho detto basta, perché ho una bambina che adesso mi fa 10 anni ad agosto. C'ho mia mamma. Sì, da 21 anni. E quindi non ne vale la pena, non ne vale la pena. Cioè, con tutti i soldi, tutte le cose belle che puoi fare, ma la libertà non ha prezzo. Sì, io sono rimasto colpito perché io sento tante storie a Roma, ho sentito tante storie a Napoli, a Scampia, però, a Porcella, però ti dico, quelle che ho sentito dai ragazzi qua sono nettamente peggiori, cioè ragazzi che a 2 anni stavano in comunità, ragazzi che a 10 anni già erano stati presi per spaccio, cioè tutta una serie di situazioni, gente che non sapeva, ragazzi non sapevano proprio dove andare a dormire. Il processo l'ho fatto a 14 anni per furto di ricettazione, perché da piccolino, scemo, prima superiore si usava andare a fare gli scavalli e lì subito, pronti via, al primo processo. Il contesto in cui uno cresce, io potrei essere proprio l'eccezione, perché i miei genitori, vedendo appunto l'ambiente di Rozzano, avendo cresciuto altri 3 fratelli qua a Rozzano, mi hanno mandato a scuola dalle suore a Milano, quindi andavo a scuola dalle suore, una scuola privata, pagavano tutti i mesi, però non so se è stato il quartiere, è stata la mia testa, perché comunque anche i miei fratelli sono cresciuti qua, sono molto più grandi. Secondo me, a parer mio, sì, condiziona, perché comunque ovviamente con chi esci, con chi mangi tutti i giorni, e lo stile di vita che fa una persona magari a te caro, comunque con cui ti ci trovi bene. Spesso un ragazzo, adolescente, che cresce, fa trascinare, no? Certo. Quindi finché poi non ci vai a picchiare la testa tu da solo, non arrivi a capire certe cose. Poi trovi persone tipo come me, che ho conosciuto come la maggior parte delle persone di qua, che poi ognuno fa quello che vuole, con la propria testa. Quindi puoi uscire con il figlio dell'avvocato, con un figlio di un carabiniere, stare a mangiare tutti insieme, poi ognuno fa la sua vita. Non dice niente, però quando... Non ha mai sbagliato. No, solo quando noi chiudiamo e non c'è nessuno, lui rimane qua a controllare. Di sicuro non rubano niente con lui. C'è la mia testa, guarda, la mia faccia. E mi somiglio, eh? Sì, vabbè, ce l'hai tatuato pure. Guarda qua, guarda, vero? No, allora, guarda, questo da parte di No Pain No Gain Roma, che tra l'altro No Pain No Gain, sai, indica la resilienza. Ma questo qua non me la metto, io lo metto nel quadro. E questo qua non me la metto nella cornice. Vedi un po', guarda, dai, eccoli, dietro. Me la metto ovviamente anche a me lo zio, che è top del metto... top. Io sono più grosso. Ma questo non è per te. Un'altra testimonianza, il grande Marchino. Senti un po', ma tu sei di Rozzano? Nato e cresciuto qua. Quanti anni c'hai? 24. Appena sembri, compiuti. Sembri più piccolo. È vero, sembra. Sono piccolino, sono bassettino. Sì. Però non c'ho 24. Senti, tatuaggi in faccia è una scelta. La scelta, comunque qua li copro con la barba, se la faccio crescere li copro con la barba. È un punto intelligente. È un punto strategico, è stato, capito? E che c'è scritto? Marchino. Ah, proprio il nome d'arte, Vabbè, hai fatto che bene. Che fai nella vita, infatti? È iniziato da un anno, abbiamo iniziato questo percorso musicale. Canto, mi piace, mi è iniziato a piacere. Rap? Sì. Già registrato qualcosa? Sì, sono usciti 4 video su YouTube con bei numeri, comunque 150.000 views, 100.000 views, qualche soddisfazione è arrivata. Certo, dai. Perché comunque dal nulla fare quei numeri. Faccio un pezzettino. Questo è un inedito, ancora deve uscire. Ah, cioè c'è un'esclusiva. Vestito male, felpa bucata, brindo a sta merda di vita tagliata. Niente mi uccide, nessuno mi ama. Ripenso da bimbo giocando per strada, convivo all'inferno. Mangio col diavolo, vedo me stesso con me in questa tavola. Ho perso il mio tempo credendo nel giusto, ma la scelta giusta era quella sbagliata. Vestito male, felpa bucata, brindo a sta merda di vita tagliata. Niente mi uccide, nessuno mi ama. Ripenso da bimbo giocando per strada, convivo all'inferno. Mangio col diavolo, vedo me stesso con me in questa tavola. Ho perso il mio tempo credendo nel giusto, ma la scelta giusta era quella sbagliata. Prendo un respiro gonfiandomi il petto, forse mi sento più vivo. Vedo la luce lontana dal ghetto, dentro il mio inferno c'è il mio paradiso. Mangio uramaki, bevo una pinta, sento gli infami, mi stringo la cinta. La voglia di fare mi sveglia al mattino, ripeto convinto non dargliela vinta. No, io non mollo, piego il mondo, me lo sbatto fino in fondo. Troppi sputi e cicatrici sul mio conto, con queste putte giro solamente porno. Mangio la mia anima, l'orgoglio è da contorno. E questo è un mondo da cani, grida aiuto al lupo e dopo chi chiami. Giro per la strada solo con i miei cani. Questa casa già sapevo che
sapeva nei miei piani, vestito male, Peppa bucata, grinda sta merda di vita, e siamo persi all'ultimo. Le loro emozioni, i loro problemi li trasformano in canzone. E lui è uno dei storie vere. Sì, sì, tutti. Perché tu la felpa bucata c'hai per davvero? Con il rap. Rap, ormai tutti i ragazzini. Beh, sei elegante. I loro dolori li esprimono tutti con il rap, cantando. Non è un problema. La cosa buona. Però cacciano tutto fuori così, hai capito? Cantando ti cacciano tutti i loro problemi. Loro invece sono ragazzi che hanno vissuto, ragazzi che non hanno vissuto solo sulla loro pelle, sui loro parenti oppure sulla famiglia. Hanno vissuto un bel po', ognuno di loro ha una storia da raccontare. C'è Calone, ormai mi ha ribattezzato. Napoletano a tutti. No, ma pure mi hanno già cambiato 20 volte. Cari amici di Scuola di Botte, oggi un giro immenso. Io non pensavo di trovare tante cose qui, no? Mamma mia. Sono rimasto colpito perché tante persone, tante storie pure difficili, ma veramente una cosa che mi ha colpito tantissimo è la solidarietà. Non ho mai visto tanta solidarietà come questa, non è perché ci stanno loro, poi no, io sono vero, molto pratico. Confermo. Sono rimasto colpito quando sono arrivato, adesso non siamo arrivati, ci ho messo un po', sono sceso, ho visto tutta la gente, tutta la frutta fresca, il mangiare, eccetera. Chi giustamente giudica perché non è stato qua è un cretino. Cioè, se qualcuno ancora pensa, ah però sai, lui è cattivo, lui è buono. No, regà, andate nei posti, se voi andate nei posti potete giudicare. E già è sbagliato, però almeno siete stati là. Continuate a seguirci, continuate a seguire i quartieri. Noi cercheremo di mostrare sicuramente tutte e due le facce a medaglia, perciò quando uno ha sbagliato, ma anche quando chi ha sbagliato sta facendo qualcosa veramente di importante. E qua con tutti loro, poi tanti sono andati via perché è tutta la gente, siamo qui. Sosteneteci, condividete il video. Perché sostenete Gianni Lo Zio di Area 51, tutti i ragazzi che stanno qui, perché giustamente chiunque può venire qua a dare una mano, chiunque può fare una donazione, chiunque può supportare questa cosa, cioè potete essere anche voi parte di questo cambiamento. Io di più non ve voglio dire perché veramente il video sarà già lunghissimo. Detto questo, vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!